Ciao a tutti, sono Stefano Mozzali, istruttore di canoa FIC di secondo livello. Nel video tutorial di oggi vi farò vedere un modo semplice e veloce per caricare la canoa sul tetto della vostra macchina. Per il metodo che vi farò vedere adesso si utilizza una cinghia lunga almeno 5 metri, la lunghezza che io consiglio per essere comodi. Si possono usare diversi tipi di cinghie, ce ne sono vari tipi, questa è quella che uso, quella che consiglio, che è una cinghia classica con una molla, oppure quelle con il cricchetto, oppure delle corde normali. Il primo passaggio che facciamo per legare la canoa sul tetto è far passare la cinghia intorno alle barre. Facciamo passare una delle estremità sotto una barra e poi la facciamo passare anche sotto l'altra. Dopodiché mettiamo la canoa sul tetto. Anche qui ci sono varie teorie e vari stili. Personalmente quella che utilizzo di più io è appoggiando il fondo della canoa sulle barre. Dopodiché faccio passare le due estremità della cinghia sopra coda e punta, in modo che facciano un arco intorno alla canoa. A questo punto prendo l'estremità della corda senza cricchetto, la faccio passare, meglio in una maniglia, è una sicurezza in più. Dopodiché la faccio passare sotto la barra posteriore, la faccio passare sotto la barra anteriore e vado ad infilarla dentro la molla. A questo punto tiro, non serve che si tiri tantissimo, basta che la canoa sia ferma. Si spinge, questo qua è un passaggio fondamentale, si spinge la canoa dalla parte opposta in cui si è in modo da fare allineare le corde in modo verticale. Questo perché? Perché se la corda è inclinata ci sarà più rischio che la canoa si muova durante il tragitto. Mentre se sono verticali lo spazio tra la corda e la canoa sarà minimo e quindi sarà molto più stabile. Quindi si va ancora a tirare la cinghia in modo da regolare ancora meglio la canoa. Si fa un nodino di sicurezza in corrispondenza della molla, con una sicurezza in più per far sì che la corda non scivoli fuori in caso che la molla si rompa. Si attorciglia la rimanenza di corda intorno a una barra e siamo pronti per partire. È importante prestare attenzione anche alla posizione della canoa sulle barre. Questa non deve essere né troppo avanti né troppo indietro, deve essere centrale. Questo in modo che sia appoggiata e sia in equilibrio sulle barre, perché nel momento in cui si parte e si dà velocità rischia di scivolare fuori. Il rischio maggiore di perdere la canoa non è tanto che la corda si rompa o che dalla molla si sfili la corda, ma è proprio la canoa che si sfila dalle corde. Ecco perché facciamo passare la cinghia dentro una maniglia. Questo ci darà un vincolo in modo che se la canoa parte almeno rimane attaccata e non cadrà sulla strada. Per altri chiarimenti e informazioni potete contattarmi sulla mia pagina Facebook. Io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video tutorial. That was awesome!